Buongiorno a tutti. Oggi è il giorno del ricordo, della celebrazione della memoria delle vittime delle foibe e del sofferto esodo che ha interessato un numero elevatissimo di persone. Istriani, fiumani, dalmati, spinti a lasciare le loro terre natie in un clima di violenza e repressione. Vorrei riprendere una parola chiave citata ripetutamente nel discorso del presidente Mattarella. La parola è dignità. E vorrei aggiungerne un'altra, identità. Con dignità e mostrando la nostra identità, dobbiamo unirci nel dolore di ricordare le pagine orrende di storia, macchiate di sangue, di sofferenza, di odio e di annientamento. Quelle stesse pagine ci insegnano che occorre subito scriverne delle altre, in cui la fratellanza, il sostegno, la pace siano i fili conduttori. Dignità e identità, due parole negate alle vittime di queste stragi. Dignità e identità, due parole attuali che ritroviamo ogni giorno nella speranza di coloro che ancora fuggono da situazioni angosciose. Dignità e identità, un impegno per la nostra generazione che deve affidarsi al ruolo della memoria affinché sia sempre chiaro che la strada dell'unione possa guidarci nell'accogliere anziché nel rigettare. Con dignità e mostrando la nostra identità dobbiamo impegnarci per questo. Ed occorre partire dal ricordo, in silenzio.